20 persone presunte affiliate all'Andrangheta sono state fermate dai carabinieri di Reggio Calabria ad Oppido Mamertina, nel Regino. Sono accusate a vario titolo di associazione per delinquere di tipo mafioso, di alcuni omicidi, intestazione fittizie di beni e di avere reimpiegato proventi di attività illecita nell'acquisto di immobili a Roma. I retroscena dell'inchiesta sono raccapriccianti. Prima presi a colpi di pala, poi ancora vivi dati in pasto ai maiali. Simone Pepe racconta tutto con dovizia di particolari, c'è tutta la ferocia dell'Andrangheta dietro il duplice omicidio di Francesco Raccosta e del cognato Carmine Putrino, una sequenza agghiacciante compiuta con estrema freddezza fino a diventare un vanto, un piacere. Un provvedimento che è fondato su attività investigative, soprattutto tecniche. E... Queste hanno consentito la ricostruzione di due omicidi ed un duplice omicidio. Eh, si tratta naturalmente di fatti che sono eh, posti alla valutazione del giudice che dovrà... Eh, Esprimere il suo giudizio sulla convalida del fermo e sull'eventuale missione di ordinanza di custodia. Quindi diciamo che gli elementi che sono stati forniti sono elementi piuttosto scarni, proprio nel rispetto massimo della valutazione che il giudice dovrà esprimere su questo quadro indiziario che è stato raccolto. C'è eh, nel duplice omicidio, in questa ricostruzione che è stata eh, prospettata, un eh, episodio eh, veramente eh, grave, qual è quello della soppressione dei corpi attraverso la consegna al, ai maiali. I quali appunto, eh, nella descrizione che viene fatta, peraltro raccapricciante. Eh, hanno tolto ogni traccia della presenza di questi corpi.